Molti ci hanno segnalato questo video apparso su Instagram e su altri social, dove una donna parla per quasi 4 minuti di femminicidio e di quelle che secondo lei sono le sue cause. Punto di partenza, manco a dirsi, l'anniversario dell'uccisione di Giulia Cecchettin. È passato un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin. Le istituzioni hanno detto tanto e fatto niente, allora voglio dire anche io due parole. Stando a lei, le istituzioni dovrebbero fare qualcosa ogni volta che capita un fatto di cronaca nera. Un concetto bislacco delle istituzioni, ma in ogni caso questo è il pretesto che usa per dire la sua. E cosa dice questa donna? Sintetizziamo noi il suo pensiero, poi chi vuole può andarsi a cercare il video integrale. Sostanzialmente dice di vedere il femminicidio come un fenomeno che sta all'ultimo piano di un grattacielo. Il grattacielo della violenza di genere, lo chiama lei. Un posto di merda in cui sono certa nessuno di voi, in teoria, metterebbe piede. Nessuno tra chi l'ascolta, dice, ha mai messo piede, probabilmente all'ultimo piano, quello del femminicidio, e aggiunge: e anche se ci ammazzano come mosche. Il concetto però è che quell'ultimo piano, dove non tutti vanno, si regge sugli altri piani sottostanti, che sono tutti coinvolti in qualche forma di violenza di genere, e dove sicuramente tutti gli uomini, è evidente che si sta rivolgendo agli uomini, in un modo o nell'altro sono entrati. Ovvio che all'ennesima accusa collettiva, milioni di uomini si alzano e protestano. Io non ho mai alzato un dito su una donna, ma la nostra oratrice ha la risposta pronta. E se è vero che non avete mai alzato un dito su una donna, magari dovete pensare anche a quello che le avete detto. Sotto il piano in cui ci ammazzano troviamo una striscia controversa, il piano del carico mentale. Insomma, anche se non siete mai stati violenti, non va bene lo stesso, perché al di sotto c'è il piano che lei chiama del carico mentale, che noi uomini mettiamo sulle spalle alle donne. Quel piano è dove noi le obblighiamo a curarsi della casa. Di nuovo milioni di uomini si alzeranno per dire: «Ehi, io e mia moglie ci dividiamo equamente i lavori di casa». Sì, sì, ma non va bene lo stesso. Stiano seduti gli uomini che stanno per alzarsi in piedi gridando «Ma io l'aiuto in casa!» Perché è proprio qui il punto. Chi è che state aiutando? Non c'è nessuno da aiutare. Eppure abbiamo sempre saputo che stare insieme è anche aiutarsi a vicenda. Ma a quanto pare, per sorreggere il piano del femminicidio, bisogna criminalizzare anche il concetto di aiuto e di chi lo presta, se costui è un uomo. Ancor più, dice poi la nostra amica, se si occupa dei figli. E qui snocciola una lunga serie di memi. Sto per chiedervi il calendario vaccinale dei vostri figli, come si chiamano i maestri, le maestre, quando riceve il pediatra. Questo può essere vero in alcuni casi. Possono esserci alcuni padri che probabilmente non sanno tutte quelle cose. Ma perché saperle dovrebbe essere importante e conferire la patente di bravo padre o bravo uomo? Magari lui non sa il nome delle maestre o gli orari del pediatra, ma 99 su 100 lavora 13 o 14 ore al giorno per pagare sia l'asilo che il pediatra, sia il SUV con cui mamma accompagna i bimbi a scuola e le vacanze per tutta la famiglia. O più semplicemente, com'è nella natura maschile, bada al sodo e si occupa di una solida educazione dei figli e del loro sostentamento, mentre le questioni meramente compilative le lascia alla madre. Ma è ovvio che questo trucchetto retorico serve per dare l'immagine di uomini e padri in canotta, birra in mano, davanti alla TV a non far nulla dalla mattina alla sera. Ci saranno pure, forse più in un passato remoto che non oggi, ma non sono certo la regola che la nostra amica suggerisce. E stiano seduti anche quelli a cui queste cose sono tutte chiarissime, perché se vi state smazzando il 50% del carico mentale, state semplicemente facendo il vostro lavoro. Già, stanno facendo il loro lavoro e il loro dovere, esattamente come le loro compagne. Si chiama collaborazione familiare. In genere è basata sull'amore reciproco e sull'amore per i figli. Una cosa che accade normalmente e che alle persone come alla nostra amica non piace in ogni caso, perché c'è un piano, quello del femminicidio, da sorreggere. Quindi servono pretesti per contestare tutto. E dopo le pressioni di noi uomini cattivi cattivi, ci sono le pressioni della società, che sono al piano inferiore. E qui è un vero diluvio di memi sentiti e risentiti, di quelli secondo cui la società vuole le donne belle, magre, lavoratrici, porche, amorevoli, eccetera, eccetera. Una società che ci vuole belle, magre, sorridenti, madri, lavoratrici, un elenco inutile, stilabile pari pari anche per gli uomini, anche se con altre esigenze. Tutti siamo oggetto di diverse aspettative, a seconda del genere, del ruolo che abbiamo nella società, della nostra professione, della nostra provenienza geografica, eccetera.
E allora? A parte che molte di quelle aspettative hanno radici evolutive, in altri casi sono sciocchezze che si possono tranquillamente ignorare. Eppure anche qui scatta il piagnisteo, sempre per lo stesso motivo. C'è quel famoso ultimo piano da sorreggere. Quindi via libera alla contestazione e criminalizzazione di tutto, a partire dalla realtà. E poi si arriva al piano terra del grattacielo, a quello che lei chiama la base di tutto. I soldi. Perché se è vero che i soldi non fanno la felicità, fanno però l'indipendenza. Così posso scegliere da sola se piangere su un piatto di spaghetti all'astice, anziché bagnare il pane raffermo con le mie lacrime. Addirittura il pane raffermo. Manca solo la piccola fiammiferaia. Ciò che non manca è quanto viene dopo. Immancabile, immarcescibile, intramontabile. Il pay gap. Secondo il World Economic Forum, sapete quanto tempo servirà per colmare il pay gender gap? Insomma, la nostra amica si gioca anche la carta truccata del gender pay gap per sorreggere il suo monologo, che a questo punto vira su una specie di gag tragicomica. Poco dopo, però, tocca un tema importante, trattato sempre in modo sgangherato, piagnucoloso e vittimista, ma comunque importante. I permessi di maternità, che in Italia riguardano solo le donne e sono penalizzanti dal lato economico. Qui sarebbe da aprire un lungo discorso, ma su quest'unica cosa siamo d'accordo. Quando nasce un figlio, secondo noi lo Stato dovrebbe imporre come obbligatori 24 mesi di congedo parentale, 12 al padre e 12 alla madre, da fare in modo alternato e obbligatorio e a pieno stipendio. Questa è forse l'unica battaglia che ci sentiremmo di fare assieme a questa signora. Ma a parte questa parentesi, la giaculatoria prosegue con un dato che appare evidentemente scandaloso alla nostra amica. Una donna su 5 lascia il lavoro dopo aver avuto figli. La nostra amica esclude a priori che questa donna su 5 possa prendere quella scelta concordemente con il compagno o marito, perché ritiene meglio per lei mettersi a disposizione di chi ama invece che farsi sfruttare da un datore di lavoro. L'idea che ci siano donne che danno priorità a famiglia e figli urta terribilmente soggetti come questa nostra amica, anche perché fa crollare un pilastro portante del famoso grattacielo. L'idea di base è che la donna, se diventa madre, non può emanciparsi, specie perché gli uomini sono tutti cattivi. Sentite qui. Quando lei sarà uscita dal mercato del lavoro, quando si troverà ad essere dipendente parziale o totale dallo stipendio di lui e volesse pazzamente emanciparsi, dove cazzo va questa donna? Che sono esattamente le parole che si sentono dire anche da lui. Dove cazzo vai senza di me? Il che, detto volutamente male, in modo da criminalizzare l'uomo a prescindere, è semplicemente un richiamo alla responsabilità di chi fa un figlio. Nella vita si fanno scelte che comportano guadagni e rinunce. Alcune sono irreversibili, ad esempio quelle di fare un figlio. Il problema di base non è che l'uomo è cattivo e gode a tenere dipendente la donna sul piano economico, ma è semmai che i figli si fanno con troppa leggerezza. Uomini e donne devono sapere che è un fatto irreversibile, che porta infinite gioie, ma anche tante rinunce. La donna che sceglie un percorso di studi debole, che poi porta a una professione poco remunerata, e fa un figlio senza essere sicura del proprio amore per il compagno, e nemmeno se si sente pienamente nel ruolo di madre, e dunque rischia di voler scappare dalla realtà a un certo punto, semplicemente avrebbe dovuto fare scelte diverse. Non avendole fatte, si deve tenere la realtà che ha creato e assumersene la responsabilità, come ogni persona adulta e matura. Ma poi scappare, per fare cosa? Per andare dove? Qual è il modello di emancipazione di cui sta parlando questa nostra amica? Quella donna vorrebbe rispondere lontano, da sola, per mano con le sue amiche, figlie, madri, sorelle, e anche per mano con un uomo, e mai più morire per mano di un uomo. Finale vuoto, troppo retorico ed emozionale per dare un'indicazione concreta di cosa sia questa emancipazione di cui parla la nostra amica che, lo si nota guardando attentamente il video, parla bene, veloce ma chiara ed è estremamente convincente con le espressioni, sollecita il convincimento e quasi tira all'applauso. Per forza, si tratta di un'attrice. Si chiama Alice Mangione e, nonostante i suoi sforzi di far passare il video come spontaneo, in realtà è evidente che lei, che si autodefinisce attrice e scrittrice, l'ha preparato, studiato e poi spadellato, girandolo per strada per dare l'impressione che si tratti dello sfogo istintivo di una passante qualunque. In realtà, insomma, è tutto studiato. Il testo è una fiction, parla di una realtà che non esiste e l'esposizione è mera recitazione.
Restano due domande. Perché l'attrice Alice Mangione ha prodotto e diffuso un video del genere? Le risposte possibili sono tante e non c'è spazio qui per illustrarle tutte. Al massimo, cercando in rete, si può notare come Alice Mangione sia un'attrice non più giovanissima, 40 anni, che finora ha fatto alcune cosette in TV, qualche particina al cinema e un progetto social di discreto successo che ha indotto Mondadori a pubblicarle due libri. Non sappiamo voi, ma noi non ne avevamo mai sentito parlare prima. In ogni caso ora è in tournée con una sua stand-up comedy, di cui è autrice e protagonista. La tournée è partita a metà ottobre e non abbiamo trovato notizie sull'eventuale apprezzamento di critica e soprattutto di pubblico. Nostra umile e rispettosa ipotesi, questo predicozzo sconclusionato forse serve per urlare la propria conformità al sistema e indurre così più pubblico a riempire i teatri. La seconda domanda è: ma ciò che dice la nostra Alice Mangione, alla fine è davvero sconclusionato? A pensarci bene, no? Proprio no. Anzi, ha ragione da vendere. Il grattacielo di cui parla c'è, esiste veramente, con tutti i piani che ha descritto e che servono a sorreggere il femminicidio. Un fenomeno che, comunque lo si voglia definire, come dimostriamo noi de La Fionda da anni, e come ammesso anche da eminenti autorità pubbliche, si verifica 30-40 volte all'anno. Un numero microscopico, per fortuna. Dunque, più che l'ultimo piano di un grattacielo, cara Alice, stiamo parlando della punta di uno spillo, sorretta da una realtà che, se c'è, è anch'essa microscopica. Quel carico mentale di cui parli, le pressioni maschili, quelle della società, la questione dei soldi, si tratta di una realtà impercettibile, un'eccezione alla regola, che è quella di uomini e donne per bene che si amano e si sostengono a vicenda. Con grande capacità attoriale, hai in sostanza parlato di circostanze rarissime che producono un evento ancora più raro. Insomma, a ben vedere, la tua videopredica è la prova provata che quello che sosteniamo da anni è assolutamente corretto.